potete sentire dalla voce, sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti, e se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti, e io vado avanti qua adesso per la mia strada e vedrete che torno più forte di prima. La voce è quella di Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito in un agguato sabato sera, nel quartiere AXA di Roma. Poche parole per comunicare con i suoi amici, i compagni di squadra e far sapere dal letto del San Camillo di Roma, dove è ricoverato, che sta bene ed è pronto a tornare, come conferma Massimiliano Rosolino, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sydney. Sta bene, insomma, no? Cioè, comunque è ovvio che mi sembra più forte di me, questo di sicuro, l'avevo detto già prima. Quindi sul fronte delle indagini, nella giornata di oggi, il GIP Costantino De Robbio convalida il fermo e nell'ordinanza di custodia cautelare mette in luce la volontà di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano di sparare per uccidere. Rimangono in questa storia ancora diversi punti oscuri. Innanzitutto, il vero movente dell'agguato e poi chi per 4 giorni ha garantito la latitanza di Lorenzo e Daniel.